espositori di grandi eccellenze gastronomiche, 5 cantine vitivinicole e tanti laboratori del gusto come la scuola di mozzarella, il corso di barbecue, quello per imparare a fare la pizza oppure anche gli show cooking dei grandi chef e la scuola delle Rezzore. Ad Anzola Emilia ritorna l'evento Gola, promosso dai Salsamentari, la più antica associazione esistente dell'arte della salumeria, per far conoscere, assaggiare e magari anche realizzare con le proprie mani i prodotti di eccellenza della nostra enogastronomia. Sede di questa giornata speciale che torna per la sua seconda edizione è il caseificio Olmi e Centomo sulla via Emilia tra Bologna e Modena, tra le città più conosciute al mondo proprio in virtù della loro tradizione legata alla tavola. E qui a Gola una realtà importante è quella del mondo dei prodotti caseari, allora partiamo subito con Elena e Mauro Realti, la realtà che rappresentano i freschi di Cadriano. Un banco bellissimo, Elena, ci inizi a raccontare che cosa avete portato? Allora, abbiamo portato dei prodotti ovviamente caseari, perché noi trattiamo soprattutto il fresco e freschissimo, e, mozzarella fior di latte, burratine, nodini, burratine affumicate, cuor di gioiella che sono dei cuoricini di ricotta, e treccioni di fior di latte, sempre altri nodini, stracciatella e poi passiamo alla mozzarella di bufala. Tutta la fior di latte è fatta a mano, esclusivamente a mano, sia i nodini sia i treccioni e le burattine sono ancora fatte a mano in maniera artigianale. Non sono fatte a macchina. E tra l'altro oggi poi ci saranno anche dei laboratori per imparare a fare. Ah, ecco, quindi vengono a insegnare. Ho fatto venire che fanno vedere come la filatura della pasta della fior di latte, non della burra, la filatura della pasta del fior di latte, faranno delle burrate, faranno dei nodini, faranno delle trecce fatte direttamente dalla cagliata fatta da loro, la filano e fanno la treccia o il nodino direttamente sul posto. Così si vede da una cagliata come fa a nascere una mozzarella. Protagonisti anche i salumi di eccellenza, Lara Gianferrari, l'azienda è Gianferrari appunto di Canossa, siamo a Reggio Emilia come provincia, terra davvero di grandissimi salumi. Che cosa avete portato in degustazione? Allora, abbiamo portato le nostre specialità, che sono il culatello in cotenna, che ha vinto le tre fette nella guida dei migliori salumi italiani del Gambero Rosso, il salamino di culatello, che ovvero stroghino, un guanciale, una coppa particolare poiché lavorata senza nessun antiossidante e nessun nitrato, culatello in vescica e fiocco di culatello. Diciamo che siamo di nicchia, quindi è una produzione artigianale che punta sulla qualità, quindi come ingredienti solo sale marino, aromi naturali e spezie. Carni DOP provenienti dal circuito del Parma e San Daniele di suini nati, allevati e macellati in Italia, con anche una piccola produzione che verrà nuova della Bio AgriCert, quindi certificazione biologica, in cui ci sarà un maiale reggiano parmense allo stato semibrado biologico. Parmigiano con latte di bruna alpina è il prodotto di punta per quello che riguarda il caseificio Montanari Gruzza. Siamo a Gaida, provincia di Reggio Emilia, e mia compagnia Paolo Grassilli. Che tipo di razza è quella della bruna alpina e perché è così particolare? Allora, buongiorno. La mucca bruna alpina l'abbiamo presente in Italia da oltre 150 anni, è appunto una razza italiana. È una razza particolare, pascola in alta montagna, nella fattispecie nell'alta montagna di Parma, dove appunto vengono munte, dove viene prodotto questo parmigiano. La particolarità di questo prodotto, appunto, essendo diciamo fatto in alta montagna con un latte molto grasso, con delle caratteristiche molto dolci, si può portare molto avanti nella stagionatura e così facendo mantiene tipo 40 mesi, abbiamo una stagionatura importante, mantiene la sua dolcezza, non altera di sapore, di odore, niente di tutto questo. Noi la stiamo presentando già da un po', soprattutto in questa azienda, anche l'anno scorso eravamo qui, stiamo cercando di fare capire al consumatore che sono cose che al di là magari dell'ipotetico prezzo superiore danno tanto in cambio. Ecco.
Ci spostiamo adesso idealmente in Romagna con Loris Lelli per Romagna Piade, l'azienda di Piangipane, provincia di Ravenna, e si tratta appunto di piadine artigianali che fanno parte anche naturalmente dell'IGP e quindi della tutela del consorzio. Allora, piadina nella zona di Ravenna un pochino più alta rispetto a quella riminese, quali sono però le caratteristiche? Caratteristiche intanto per l'IGP, le caratteristiche sono disciplinate da un disciplinare che prevede praticamente farina, strutto, acqua e lievito. Questi sono i quattro ingredienti per la piadina IGP. Poi è chiaro che tanti produttori hanno una loro personalizzazione, quindi oltre all'IGP noi facciamo una piadina dove al posto dell'acqua mettiamo il latte. Oltre alla piadina proponiamo crescioncini con tutte le varie farciture, pomodoro e mozzarella, spinaci, mozzarella, al cioccolato che sono molto... molto sfiziosi, una bella linea di crescioni anche questi con tante belle farciture. Prepariamo anche una gamma di piadotte farcite che, diciamo così, è un po' la nostra piadina piccolina. Ed eccoci arrivati al momento del laboratorio per imparare a fare la mozzarella, naturalmente a mano, ad insegnare come si fa Biagio, che al momento è alle prese con i nodini, giusto? Sì, iniziamo da un nodino. Poi passiamo a una più complicata, che è più lavorata. Proprio una treccia? Sì, una treccina. E poi possiamo passare, per la simpatia dei bambini, possiamo fare un ciuccetto che una volta si usava per i primi dentini. Adesso è una cosa di scena. E piatto simbolo di questa giornata, la gramigna con la salsiccia, che viene poi servita all'interno di una forma di parmigiano reggiano. In mia compagnia lo chef Giuliano Tassinari, ex chef tra l'altro del Gran Hotel Baglioni di Bologna. Allora, quest'idea anche di servire poi la gramigna ovviamente nella forma è per, siccome siamo anche ospiti di un caseificio, abbiamo ricondotto un po' le fila della giornata. Sì, direi che andiamo proprio a toccare tutti gli ingredienti tipici della nostra regione, e quindi la gramigna con la salsiccia è un piatto tipico bolognese, quindi non potevamo assolutamente mancare di servire questo piatto originalissimo e quindi gustosissimo. Ieri sono venuto qua in un giorno di anticipo per poter preparare questi 100 kg di ragù di salsiccia, quindi con questa ottima salsiccia che è fatta con i nostri maiali locali è molto saporita, e quindi andremo a mischiare la nostra salsiccia fresca, pasta fatta all'uovo, che è assolutamente squisita, quella che ci vuole, con le giuste calorie per poter rendere ancora di più appetitosa la nostra pasta. E poi l'andiamo a mettere, quando l'abbiamo condita con il nostro ragù di salsiccia parmigiano reggiano, l'andiamo a mettere direttamente dentro le forme del parmigiano. E qui si è appena conclusa l'attesa gara di taglio della forma di parmigiano reggiano. L'obiettivo era ottenere un pezzo che si avvicinasse il più possibile a un chilo, il tutto rigorosamente a mano. Il signore Franco è l'ideatore, oltre che partecipare alla gara, e ci sta dicendo in realtà gli allievi hanno superato il maestro. Sì, perché chi ha vinto? Chi vincerà? Il numero 2 per me. Ma questa è una gara molto particolare. Sì, molto particolare, vecchia di 10 secoli. Oggi si taglia prevalentemente col filo, quindi la mano per tagliare col coltello ce l'abbiamo in pochi, quindi si sbaglia anche per quello. E poi c'erano due livelli di difficoltà, perché la forma più stagionata è anche più difficile da tagliare. Sì, è più dura, ci vuole. Io ho messo i 4 minuti invece dei 2 minuti e mezzo, perché nessuno di noi è allenato a tagliare dei 40 mesi, 48 mesi. E com'è andata per voi? Benissimo, grazie. È stata una bella esperienza. Per lei anche? Molto, molto bella. Primo anno. Sì, esatto. Ci siamo divertiti, sono riuscito a saldare dentro i tempi che erano stati dati. Purtroppo una punta mi ha fregato, però va bene così. L'importante è stare in compagnia, mantenere queste belle tradizioni che comunque millenarie abbiamo avuto l'onore di portare avanti anche noi, insomma. E qui a Gola è in corso anche il tentativo di superare un record del mondo. Si tratta della gara di taglio del prosciutto a mano. Il record precedente è in Spagna con 13,25 m. Adesso, per farci raccontare qualcosa in più, Franco Machiavelli, titolare
della Salumeria in centro a Bologna, nonché naturalmente anche membro dei Salsamentari. Allora, è un'impresa abbastanza complicata, vedo. È abbastanza complicata, è una cosa goliardica che ci serve per stare un pochettino assieme, ci vuole un po' di pazienza, però ripeto, è una cosa così, per stare in compagnia, per fare una piano, per fare una cosa un po' diversa, e vogliamo far vedere che anche noi italiani sappiamo tagliare il prosciutto a mano, non solo gli spagnoli. Ed eccoci all'interno del caseificio Olmi e Centomo, quindi andiamo a conoscere i padroni di casa, Oscar, Olmi e Rossana. In effetti questo poi è il secondo anno che ospitate appunto la rassegna Gola, quindi ci avete creduto sin dall'inizio. Beh sì, ci abbiamo creduto, l'anno scorso è stata una bellissima esperienza. Abbiamo detto la ripetiamo per vedere se riusciamo a fare meglio e sembra proprio di sì. Per quanto riguarda la vostra attività, quando è iniziata e oggi quali sono gli ambiti principali di riferimento? Allora, è iniziata nel 1975 che abbiamo iniziato con i negozi, hanno poi iniziato i miei suoceri e dopo sono subentrata anch'io. I nostri punti di forza, diciamo, sono dalla produzione alla vendita, puntiamo molto su questa cosa, cioè poi produrre le cose come si producevano una volta con proprio tutte le caratteristiche, ecco. Tantissimi espositori per quello che riguarda tutte le eccellenze enogastronomiche e poi laboratori per imparare con le proprie mani magari a fare la mozzarella, la pizza, il barbecue, la salsiccia e poi la cucina dei grandi chef accanto a quelle delle Rezz'd'Ore. Tutto questo è Gola, la rassegna gastronomica ideata dai Salsamentari che torna per la seconda edizione qui ad Anzola Emilia nel contesto del caseificio Olmi e Centomo. Al mio fianco Gianluigi Veronesi, che è editore nonché anche direttore della società di mutuo soccorso tra Salsamentari 1876, la più antica per quello che riguarda l'arte della salumeria. L'anno scorso avete iniziato, quest'anno la conferma, tantissima gente, tantissime attività, sì. Quindi l'idea era giusta. Sì, l'anno scorso un preview con pochi espositori, ma era in realtà un test per capire se eravamo sulla strada giusta. Infatti, in mezzo a tante feste, sagre, avvenimenti che ci sono, noi con Gola abbiamo voluto puntare sulle arti e sui mestieri, fare vedere attraverso dei laboratori mestieri anche dimenticati, che però, guarda caso, sono anche di grande attualità. E quindi il salumiere, il casaro, chi è capace di lavorare dietro a un banco, che ha una manualità ed è capace anche di interagire con il pubblico che ha delle esigenze. Questo abbiamo fatto a Gola, cioè attraverso 6 laboratori enogastronomici facciamo rivivere, chiamiamoli mestieri dimenticati, anche nella speranza che qualcuno possa appassionarsi e chissà magari domattina andarsi a iscrivere a un corso di salumeria o un corso di casearia per riappropriarsi di questo mestiere. Poi qua vediamo una fila ancora molto molto lunga per quello che riguarda il piatto simbolo della giornata, la gramigna con la salsiccia, che è stata poi servita all'interno della forma di parmigiano reggiano. Abbiamo avuto anche il risotto creato da un maestro del settore per quello che riguarda le ricette appunto con il riso. Qual era la ricetta, lo ricordiamo? Allora, lui intanto è un maestro timido e non si vuole far vedere, se no forse potevamo chiamarlo, però è il re del risotto. Lui è venuto da Verona, dove è molto conosciuto proprio perché fa lui è un grande appassionato della cucina del risotto. E poi abbiamo invece un altro chef, che è quello che ha preparato la gramigna con la salsiccia. Ancora oggi l'idea di tirare la gramigna e la salsiccia all'interno della forma scavata del parmigiano reggiano piace molto. E anche il risotto, che è un risotto alla parmigiana, ma che nel momento in cui viene servito riceve un goccio di aceto balsamico sopra, vedo che sta raccogliendo proseliti a tutto spiano, e quindi significa che i due piatti sono stati sicuramente indovinati.